cominciamo salutando e ringraziando tutta la squadra quest'oggi a vostra disposizione. Abbiamo il mitico Davide Cenci alla telecamera, zia Monica con la console musicale che sentite in sottofondo ci sta allietando, poi Davide Bianchi alla regia tecnica e qua in voce chi vi parla è Luca Basile, e introduco il mio compagno di merenda per quest'oggi, visto che sono le 4 del pomeriggio, il buon Cristiano Bragion. Buongiorno, buongiorno, bentrovati in campo Fasano e Cassano Magnago, ovviamente, che ospita questa partita qui alla Palattacca di Cassano Magnago. Insomma, una partita che, vabbè, sulla carta chiaramente allora vede Fasano favorito, ma che ci attendiamo comunque combattuta, no, sì, Luca? Allora, diciamo, i nostri ragazzi hanno raggiunto con il pareggio a Siracusa 15 giorni fa e la contemporanea sconfitta dell'Eppan la permanenza matematica in Serie A Beretta senza passare dalle forche caudine del play-out, quindi salvezza raggiunta con due turni d'anticipo. E mentre per il Fasano c'è da difendere il primo posto per poi presentarsi da favorita e soprattutto col vantaggio del terzo e decisivo scontro tra le mura amiche alla fine del campionato, quindi in questo momento Fasano condivide il primato con il Conversano, quindi ovviamente ha tutto interesse a fare il risultato quest'oggi per mantenere questa prima posizione e respingere gli attacchi del Conversano che sta recuperando in questo giorno di ritorno. Le squadre sono già pronte in campo, quindi andiamo a leggervi velocemente il programma di quest'ultima, scusate, di questa undicesima giornata di ritorno, che vede appunto ore 16 Cassano Magnago Junior Fasano, ore 16:30 Raimon Sassari Bolzano, ore 18 Carpi Trieste, Secchia Rubiera Pessano e Conversano Spalle Repan, e alle 19 Brixen Merano. Classifica che vede, come detto, Conversano e Junior Fasano 36 punti, Brixen e Raimon Sassari 32, Pessano 27, Alperia Merano e Bozen 22, Cassano Magnago 20, Trieste 17, Spalle Repan 13, Carpi 9, Secchia Rubiera 7, Team Network Arbatro 3. Questo è il programma e la classifica completa, quindi le prime quattro, ricordiamo, andranno a disputare semifinali per l'assegnazione dello scudetto, le ultime quattro invece si giocheranno due turni di spareggio nei play-out per decidere quale sarà l'unica retrocessa dalla Serie A Beretta in Serie A 2 nella prossima stagione. Tutto è pronto, poi ricordiamo ovviamente la coppia arbitrale che oggi è composta da Marcello Carrino e Stefano Pellegrino, coadiuvati al tavolo dal delegato FGH Walter Fabian. Tutto è pronto, primo possesso palla parrebbe essere per la Junior Fasano, che si schiera sulla linea di centrocampo, quindi il sorteggio ha dato in sorte il primo pallone alla Junior, che si schiera subito con Vito Fodio tra i pali, poi vediamo Pinto, Angiolini, vediamo i numeri di maglia. Dovrebbe essere 59 Pinto Domenico. Sì, esatto. L'ala poi 7, sì. Angiolini Filippo, che si alternerà tra centrale e terzino con lo svedese Albin Jastam. Terzino destro Notarangelo, alla destra ovviamente Carlo Sperti, ruolo di pivot Emiliano Franceschetti per l'indisponibilità del capitano storico del Junior Fasano, va a dire Flavio Messina, che oggi ha ceduto la fascia a Bearevic, che per ora è in panchina. È cominciato il match da qualche secondo, quindi primo attacco per la Junior Fasano. Poi andremo a vedere come risponde il Cassano con lo starting seven, però vediamo, arriva in porta. E intanto parte lo schema di Fasano. Pivot che si muove molto, sì. Difesa 6-0 per Cassano, ruba palla d'Orio. Proprio poi per lui il passaggio, ma hanno capito tutti i ragazzi della Cassano che vanno quindi a intercettare la palla. L'arbitro concede dunque il possesso di palla a Cassano, che si presenta per la prima volta davanti alla porta. Cassano che si schiera Fasano con Bisentina alla sinistra, Mazza terzino sinistro, Lazzari centrale, Salvati terzino destro, all'ala destra mi è sembrato di aver visto Filippo Branca, pivot Mattia Dorio, e ovviamente abbiamo detto prima arriva in porta. Prima conclusione per Lazzari, ma viene fermato in maniera fallosa da Bearevic, che nel frattempo vediamo fare un cambio attacco e difesa, quindi gioca per ora sulla parte difensiva, ma è proprio lui che ha commesso questo fallo, quindi tiro dai 7 metri
e se ne incarica ovviamente Federico Mazza. Mazza versus Fovio. E va schiacciata questo tiro di Federico Mazza, che segna la prima rete per Cassano. Fasano subito di qua. Prova un tiro in doppio appoggio e diventa un contropiede per Filippo Branca, che di fronte a Fovio ancora palla schiacciata. Anche in questo caso 2-0, 1 minuto e 47 secondi del primo tempo. Murone su tiro di Yastam e poi si è trasformato in un lancio contropiede per Filippo Branca, che ha realizzato, non ha perso l'occasione. Gira palla Fasano. Anticipa bene, anticipa bene Federico Mazza ad interrompere lo schema. Angiolini prova da fuori. Credo... non ho capito se ha parato, se ha preso solo il palo. No, palo, perché se no sarebbe rimessa stato laterale, quindi non c'è stato tocco di Nicolò. Può ripartire Cassano con Mazza, che viene deviato, tiro però deviato. Anche per il Cassano c'è un cambio attacco difesa, gioca Jezdemirovic centro dietro, poi lascia spazio a Lazzari. Una leggera differenza di prestanza fisica tra i due giocatori. Indubbiamente. Lo dice anche la bilancia, senza ombra di dubbio. Tanto Cassano organizza. Provato prima Federico Mazza a sorprendere tutti. Poi c'è stata una deviazione, dunque palla che è rimasta a Cassano. Mazza, c'è anche Dorio. Salvati, prova Lazzari ad accelerare il ritmo. E poi però è intervenuto Franceschetti. Insomma, quasi aver rubato palla. Poi la stessa viene riconquistata da Lazzari. Poi il richiamo per ora solo verbale per Notarangelo, ma l'arbitro ha fatto intendere che la prossima estrarrà il cartellino giallo. Giro di palla ancora con Salvati. Lazzari incrocia con lo stesso Salvati, serve per Mazza, passaggio non è preciso, si capiscono, c'è passato di contropiede con sì. Palla per Angiolini, che va a realizzare il primo gol per gli ospiti. Oh, Ivan Salvati sorprende tutti con un tiro in doppio appoggio in corsa, palla che finisce sotto alle gambe di Fovio, quindi terza rete per il Cassano, 3-1, prova da fuori ma è altissimo il tiro sopra la traversa, dunque Cassano che si riversa velocemente nella metà campo del Fasano, passaggio per il pivot, Dorio che ancora una volta va con palla schiacciata a segnare la rete numero 4. Per bello il Cassano. L'assist di Salvati in seconda fase, ha visto con la coda dell'occhio libero Mattia Dorio e porta tre reti di vantaggio. Cassano che è partito a ritmo elevato, Junior che per ora ha difficoltà nel gioco organizzato, ha realizzato solo su quella palla rubata da Franceschetti poi passata ad Angiolini. Ci prova ora Yasta, ma solo una finta. Angiolini da fuori, va in penetrazione, bravissimo, sfortunato. Ancora una volta i montanti aiutano Nicolò, non c'è stato tocco, rimessa a terra per il Cassano con Jezdemirovic che può approfittare della seconda fase, prima respinta di Fovio, poi è più lesto a prendere il pallone vagante e a trasformarlo. Il primo tiro forse un po' velleitario, però il rimpallo fortunoso e soprattutto bravo comunque ad approfittare della situazione e insaccare la quinta rete del Cassano. 5-1, 5 minuti giocati del primo tempo. Cassano che, come chiedeva il senatore ieri, sta giocando ovviamente con la mente libera, non ha più problemi di dover fare risultato a tutti i costi, questo ovviamente sta portando i ragazzi a giocare con più serenità e i risultati bella parata sono di Nicolò Riva. Da questo approccio al match è decisamente più convinto, più determinato. Bella parata di Nicolò, Cassano che si riporta in avanti, ancora Jezdemirovic, Mazza. E poi quarta fase, quindi Nicola lascia spazio a Lazzari. Ritorna in campo Cipo, alias Alberto Lazzari, oppure Alberto Lazzari, alias Cipo. Riceve in questo attenzione momento. Attenzione passivo però, troppo lento nel creare la manovra il Cassano. Prova Mazza, non c'è fallo, c'è l'intervento di Fovio. C'è la buona parata di poi lo stesso Mazza va a disturbare la ripartenza. Attenzione perché il Fasano prova a spingere la seconda fase. Pasticcia. Con Angiolini che però non controlla la palla. A questo punto è il Cassano che contrattacca con Visentin. Molto bravo Visentin a fintare il passaggio e a ricavare così
lo spazio assoluto per andare a tirare, e bravo anche a non affrettare il tiro, ad aspettare che Fovio si posizioni, anticipi un pochino per poi insaccare la palla alle sue spalle. Dunque 6-1 il punteggio, un parziale decisamente a favore di Cassano. Infatti ferma tutto ovviamente il coach di Fasano, Francesco Ancona, per parlarci sopra. Ovviamente dicevamo, inizio del Cassano molto determinato, molto convinto, che ha portato già gli Amaranto sul più 5. È una particolarità, le 6 reti del Cassano sono state assegnate da 6 giocatori diversi. Questo è sicuramente un ottimo segnale. La partita è lunga, sicuramente ci sarà la ripresa da parte del Fasano, dunque staremo a vedere poi come reagirà dopo le istruzioni di Ancona. Tornano in campo i ragazzi in maglia blu. È stato costretto a giocare subito il suo primo time out Francesco Ancona, perché ovviamente non si aspettava un inizio così veemente dei padroni di casa. Ora prova a correre ai ripari, vediamo se ci sono, non mi sembra di vedere cambio di uomini, quindi gli attori per ora rimangono gli stessi. Vediamo se sarà cambiato il copione tattico oppure va chiesto magari solo maggiore attenzione e concentrazione nel gestire soprattutto le ripartenze degli Amaranto dopo 2-3 palloni persi in attacco. Angiolini, uno contro uno, palla buono, arriva a Sperti, che sull'uscita di Nicolò esibisce un semipallonetto efficace, mette subito in evidenza la sua esperienza. Sperti, salvati Dimirovic, Mazza poi prova a scaricare per Branca, non c'è più spazio, quindi Esdimirovic lascia spazio a Lazzari, copione ormai insomma consolidato. Bello anche questo ripiego, tanto Ivan Salvati con Mazza che prova da fuori, sorprende tutto e alza le braccia, 7-2, è partita veloce, siamo già nella metà campo del Cassano, no, ferma tutto Fasano, preferisce organizzare meglio il gioco. Tarangelo va al centro, il giro di palla a organizzare questa azione offensiva, esce pivot, riceve Iasta, incrocia con Angiolini, deve ritornare sul prova suo da passo. Fuori, prova fuori, riesce, bella la rete di Angiolini, super arriva. Si era buttato nel lato giusto, però preciso e angolato il tiro. Non è stato sufficientemente veloce per riuscire a intercettare il pallone. Dunque 7-3, 8 minuti del primo tempo. Fasano, Filippo Angiolini, terzino della Junior, mentre in questa prima fase fa più da regista Yastam, Albin Yastam. Lazzari per Mazza, Salvati, si muove Dori dietro di lui, poi lo cercava lo stesso Salvati, non l'ha trovato. L'ha trovato, non aveva sufficiente carico per fare un tiro che potesse impensierire Fovio, infatti la palla gli arriva agilmente nelle mani e lancia subito seconda fase, ripiega bene il Cassano, dunque 9 metri adesso per tanto Fasano. Segnaliamo il primo cartellino giallo a carico di Giacomo Visentin. Era buono intervento di Dorio, ma c'era anche fallo precedente di Jack su Notarangelo, quindi prima sanzione per numero 81 del Cassano. Prende intanto il gioco con Angiolini sempre, ancora palla Sperti, due palloni, due gol. E se la palla arriva di là molto probabilmente andrà a finire così, conosciamo le qualità di Sperti. E sfondamento di Lazzari. Lì è stato ingenuo Lazzari, si è girato sui due difensori, ovviamente i difensori hanno accentuato, ma era inevitabilmente ancora, vedete che c'è questa insistenza su Sperti perché pare essere particolarmente in palla. E dunque 7-5, sta ricucendo Fasano, era nelle aspettative, 10 minuti ormai del primo tempo. Cassano
Cassano, intanto che si organizza, viene posizionato Dorio al centro. Federico Mazza, Visentin, Lazzari. Viene contratto da Nano Tarangelo. Prenderà con 9 metri. Chiama schema stesso Federico Mazza. Schema pugno. Sale banca. Riceve. Era un dai e vai. Era un dai e vai. Con lo stesso Mazza, sì, ma sì, ancora un 9 metri. È venuto Franceschetti. Mazza finta da fuori, poi. Ma viene agganciato. Riparte Lazzari, però viene murato, la palla arriva grande Dorio. Grande Dorio, cosa va a raccogliere? Questa è la classica palla raccolta dall'immondizia, come si usa dire in gergo. Beh, bravo. Però questo è il lavoro che deve fare un pivot, deve stare lì, palle vaganti. Oh, bravo Filippo! Zimirovic! Poi vuole un po' troppo da lì. Sì. Ricordiamo che c'è Fovio dall'altra parte. Sì. Il tiro sì, dei 7 metri, sì, è stato il disturbo. E credo anche due minuti, sì. C'è stato il tocco, credo. Disturbo di Branca su Pinto, quindi due minuti a carico di Filippo Branca. Tiro dai 7. Va numero 95. Jarstam Albin contro Riva. Tutto pronto. Una finta. Oh! E gliela spazza. Bravissimo Nicolo Riva, convinto. Mostra il pugno in segno di soddisfazione per quanto appena fatto. Ottimo. Ha letto bene. Intanto c'è l'arbitro che ferma il gioco. C'è da asciugare il campo. Va direttamente Dorio a raccogliere lo scopone. Nel frattempo Cassano decide di giocare questa inferiorità numerica con l'extra play, quindi fuori Nicolò e dentro inizialmente Usman, poi ritorna sui suoi passi Davide Collez e manda dentro Bassanese, che probabilmente è più adatto a giocare nel ruolo di ala, anche se alla destra è lui che è abituato a giocare alla sinistra. Poi probabilmente invece sarà Visentin da suo ruolo alla sinistra a dare il cambio a Nicolò per permettergli di rientrare tra i pali. Dunque senza portiere Cassano. Esce il pivot, riceve Dorio. Salvati, Cipo. Ancora Salvati. Alza la difesa. Quando gli coprono, quando gli coprono il passaggio, Salvati va un po' in crisi. Poi oh! Salva in estremis Lazzari, però probabilmente ha fatto invasione di area, quindi a quel punto è 7 metri. Mi sembrava fosse atterrato con la palla in mano, però. No, probabilmente quando ha staccato era già staccato con il piede in area, probabilmente sì. Meno. Questo è per dare il rigore perché ha ritenuto che. Peccato perché era particolarmente scenografico questo salvataggio, peccato. Tanto Vasperti, buono l'intervento di Riva che per la seconda volta spazza via il tiro dai 7 metri. Riva c'è. Cassano che mantiene il vantaggio di 3 reti nonostante la difficoltà numerica, nonostante questo rischio di gol a porta a porta sventato da Lazzari in maniera ritenuta regolare dall'arbitro, ma poi Riva neutralizzato al successivo tiro dei 7 metri. Sì, in realtà c'erano sia Lazzari che Mazza, quindi da capire. Oh, cosa si inventa Mazza? Un pizzico di sfortuna per Fovio perché la palla va sul palo e poi gli sbatte sul polpaccio, però risultato palla in fondo al sacco. 9-5 il punteggio, 13 minuti e 20 secondi in questo primo tempo qui a Cassano Magnago, ricordiamo Cassano contro Fasano. Cassano che nel frattempo ha scontato l'inferiorità numerica.
Ancora una bella parata di Riva. No, in questo caso è stata deviata da Nicola. Infatti rimessa in campo da parte del Fasano. È ancora Sperti, attenzione! Cerca un pallone, anzi un semipallonetto sul secondo palo che però si perde oltre la porta difesa da Nicolò, di poco però, la palla è un pelino lunga. Sono ancora 4 le reti di differenza, 14 minuti di questo primo tempo. Tanto Cassano che attacca. Mazza, finta, poi prova un tiro in sottomano ma viene fermato in maniera fallosa. Si lamenta con Dorio che doveva smarcarsi per dettare il passaggio ma lo ha fatto con un attimo di ritardo. Alla fine Mazza è stato costretto a cercare un tiro quasi impossibile, però c'è stato anche il fallo contemporaneo. Quindi possesso palla che rimane agli Amaranto con Lazzari che va in uno contro uno, poi scarica Salvati. Oh, però, bravo Fovio. Tra i pali, cioè l'ha toccata Fovio, poi credo sia stato infatti, anche aiutato infatti, dal palo infatti. Però sicuramente è stato il tocco fondamentale tiro dai di 6, caspita peccato, nulla di fatto intanto per Fasano. Tentavano riparte uno scarico con il pivot, poi vediamo se Cassano c'è la seconda fase tutto. Però Dorio preferisce fermarsi, poi accelerazione improvvisa di Mazza per Visentin quando ormai la seconda fase sembrava abortita. Sì. Passaggio fulmineo per Visentin che va a punire ancora e riporta il Cassano sul massimo vantaggio al 10-5. Bravo Visentin a appoggiare la palla morbida alle spalle di Fovio. Bravo Mazza a vederlo. No, forse era Nicola. No, era Mazza, era Mazza, okay. Passaggio decisivo, sì. Prova col doppio pivot il Fasano e quasi ruba palla Jack, però lascia Sperti che questa volta aveva superato Nicolò, ma un pizzico di sfortuna perché questa volta il palo impedisce la marcatura. Secondo errore per Sperti che non va, questa volta finisce sul palo basso. Dunque Cassano che può attaccare alla ricerca di un'ulteriore rete di scarto. Torniamo alle 6 reti dell'avvio della partita. Trattenuto 9 metri. Abbiamo superato la metà del primo tempo, quindi un quarto d'ora se n'è andato e Cassano continua a condurre con 5 reti vantaggio. Perde palla Cippo, può ripartire. Il numero Stabellini 24, nel frattempo è entrato Riccardo Stabellini. Si mette subito in evidenza, c'è qualche lamentela da parte della panchina del Cassano. Comunque nulla di fatto. 10-6 per Cassano. Fasano che va ancora in recupero. Tanto Mazza che si porta al centro. Cipo vede Salvati. Mazza prova da solo, va e guadagna un tiro dai 7. Però c'è anche attenzione una... perché c'è stata una manata in faccia. C'è stata una manata in faccia, si lamenta Sperti per questo 2 minuti. Vediamo se sarà lo stesso Federico, sì, si è ripreso, quindi sarà lui a tentare la trasformazione da linea dei 7. Tanto Fovio chiede di asciugare il campo. L'arbitro gli dà seguito. Asciugatura in corso. 17 minuti e 12 secondi del primo tempo. Tiro dai 7 metri concesso a Cassano. Si presenta Mazza che chiede anche supporto con Pece di Angiolini. Sono sempre belli questi gesti. Eh sì, comunque si lotta, si combatte per fare un gol in più, però alla fine la lealtà e la sportività c'è sempre. Una finta e va. Intuisce Fovio, credo che anche abbia anche sfiorato, ma non è riuscito a deviare il pallone. È, il tiro è molto forte, quindi Mazza riesce
comunque ad ottenere il risultato, ma Fovio c'era, come sempre, c'era, del resto. Non lo scopriamo certo oggi, Vito Fovio, uno dei migliori portieri, anzi probabilmente il miglior portiere che l'Italia abbia mai avuto nella palamano. Intanto Fasano che organizza nuovamente l'azione offensiva, 11-6 il punteggio, ormai 18 minuti di questo primo tempo. Anzi, non vorrei dire una fesseria, ma credo che Vito abbia tuttora anche il record di... Intanto vediamo questo contropiede dove nulla può Vito. Sto dicendo, non vado errato, ma potrebbe anche avere il record di presenze in nazionale. Credo proprio di sì. Intanto bella l'azione di Dorio che raccoglie la palla, lancia il compagno Filippo Branca con Fovio in corsa per andare tra i pali. Alla fine riesce a segnare, quindi 12-6, ancora massimo vantaggio per il Cassano. Più 6 Cassano, non riesce a sbloccarsi la Junior. Nel frattempo abbiamo detto Stabellini nel ruolo di terzino destro al posto di Notarangelo, già da qualche azione. Angiolini, lo stesso Stabellini, però viene contratto da Mazza e Dorio. Non riesce a trovare fluidità nel gioco offensivo il Fasano, fatto gol o in contropiede o affidandosi all'esperienza di Carlo Sperti dall'ala. Angiolini, ma c'è una volta un'eccellente riva in porta che sta praticamente chiudendo. Molte delle difficoltà del Fasano sono anche dovute alla buona prestazione di Nicolò. Insomma, due tiri dai 7 metri annullati, due rigori parati. Sì. Insomma, direi che sicuramente Riva oggi sta dando molto a questa partita, insieme ai compagni che stanno difendendo bene e stanno anche interpretando bene l'azione offensiva. Dunque, avanti così per Cassano. Fasano invece deve cominciare a leggere meglio la partita. Nel frattempo è terminata la sanzione, quindi squadre a ranghi completi. Ora tiro di Salvati, ma ben neutralizzato da Vito Fovio. Esatto, credo che Fovio lo conosca bene perché si è piazzato lì in mezzo, esattamente dove tira normalmente, seppur è forte e sotto mano, è riuscito a intercettarlo. Dunque nulla di fatto, 12-6, 20 minuti ormai di questo primo tempo. Fasano che gira con Stabellini, in questo momento posizione centrale, si cambia con Angiolini, prova l'uno contro uno, fa buona guardia Jasdimirovic, poi è arrivato in supporto anche Salvati, è lui che ha commesso il fallo decisivo, si riprenderà con un 9 metri. Cambia le posizioni Jastan, quindi riposiziona Angiolini. Entra Usman intanto. Sì, vediamo se anche lui è una scelta definitivo, è solo un cambio attacco e difesa. Tanto vediamo questo attacco con Yatam. Stabellini supera proprio Usman e va a guadagnarsi un 7 metri, che poi è arrivato a raddoppiare Visentin. Ma tanto prende due minuti di Usman, per il primo intervento di Usman. Viene ritenuto falloso in maniera eccessiva, quindi due minuti a carico di Kabiri Usman e tiro dei 7 metri. Vediamo chi se ne incarica, sarà Angiolini questa volta a provare la trasformazione. Ancora una volta, Riva, questa volta è Angiolini. 3 metri, tutto pronto, fischio arbitrale. E si questa sblocca, volta va. Si sblocca da linea dei 7, lo fa con il numero 7, quindi primo rigore trasformato per la Junior. E Cassano che deve affrontare due minuti in fretta numerica e lo fa ancora una volta con l'extra player fuori Riva per riproporre un giocatore in movimento che ovviamente è Dorio, visto che il giocatore sanzionato era il pivot Kabir. Gira palla e Cassano, Lazzari, Salvati. No, è l'uno, dai e vai con Lazzari che sorprende un po' la difesa e si va a guadagnare a sua volta un tiro dei 7 metri. E sarà, manco a dirlo, Federico Mazza. L'hanno fatto diverse volte, sia a sinistra che a destra. Il Cassano, questo gioco della dai e vai, sembra che la palla debba scalare, invece viene ritornata al giocatore al taglio. Ah, questa volta Fovio gli chiude lo specchio della porta.
e lo guarda, come dire, insomma, non è mica sempre domenica, amico mio. Gliel'ha chiamata lasciando aperto il varco in mezzo ai piedi, poi però è andato a chiuderli. E anche in questo caso un pizzico di fortuna, perché la palla è carambolata sul palo. E poi... hai visto come gli ha aperto la difesa, poi è arrivato Yastam. Attenzione, tanto non ho capito, 2 minuti per tutte e due, perché si sono, diciamo così, presi sotto. Sì, c'era stato già qualche contatto, diciamo, inizialmente, poi probabilmente Yastam sul gol segnato è andato a esultare in maniera eccessiva in faccia di Yazdimirovic, che probabilmente non le ha mandate a dire troppo per il sottile, quindi gli arbitri hanno visto un eccesso di fuoco di entrambi i giocatori, hanno detto facciamo una bella cosa, sedetevi tutti e due, calmatevi, rilassatevi, bevetevi un goccio d'acqua. Comunque è stato bello come hanno preparato il tiro per il 95, sì, sì. Ha visto lo specchio della porta, davanti era vuoto, ha tirato dai 9 metri ma senza uomini davanti, ha beccato questo 7 spettacolare, bello. 12-8, 22 minuti e 3 secondi del primo tempo. Dunque Cassano che gioca in inferiorità, anzi ne abbiamo ben due. Usman che sta per finire a 36 secondi e poi invece Yazdimirovic che ha appena cominciato i suoi 2 minuti. Cassano sempre 4 reti di vantaggio, Cassano che però non segna da un po'. Bisogna sbloccarsi, ovviamente adesso dopo l'inferiorità numerica non sarà semplice. No. Lazzari, il doppio incrocio con Mazza, poi alla fine viene murato, la palla torna tra le mani di Pinto e può ripartire Fasano. Tanto e poi può rubare palla, c'è Mazza che tenta di bloccare la palla ovunque essa si trovi. Attenzione perché intanto il Fasano ha ripreso il gioco velocemente approfittando della distrazione, quindi ancora palla a Calorsperti che non perdona. 12-9, si avvicina Fasano, Cassano che ha un po', come dire, lasciato un po' le redini del gioco e Fasano ne ha subito approfittato. Vediamo si tratta di un'ulteriore flessione come è già successo in altre fasi di questo primo tempo, oppure se Fasano effettivamente sta risalendo la china. Tanto esce Dorio. Dimezzato il gap, soprattutto parziali 3-0 per il Fasano in questa fase. Mazza scarica Dorio, si gira. Bello, si gira bene Dorio. Neutralizza Fovio. Si gira bene, tutto perfetto, compresa la parata di Fovio. Sì, poi Dorio ha tirato da fermo, quindi non ha caricato eccessivamente, non è anche riuscito a piazzarla il tiro in maniera angolata, il tiro è riuscito un po' centrale, non potentissimo, quindi Fovio è riuscito a gestirlo in due tempi. Tanto stanno per scadere le penalità, quindi fra poco rientreranno un giocatore per parte. Fa tempo ancora Sperti, però questa volta Niccolò neutralizza, la palla esce dal fondo, quindi sarà rimessa per lo stesso Niccolò. È una sfida tra Riva e Sperti, che per il momento sta andando a favore di Sperti, ma devo dire che anche Riva sta dicendo la sua da lì, Entra intanto Simone Labruna al posto di Ivan Salvati, dunque spazio anche a Simone. Forza e fresca per il Cassano, attenzione perché eroraccio, contropiede con Franceschetti, scusate, e va a meno 2 Fasano, eccolo lì di nuovo, finale di primo tempo, Fasano che sale, si porta a meno 2, parziale di 4-0 a questo punto. Soprattutto Cassano che non segna da 6-7 minuti. Ultima rete era stato il contropiede di Filippo Branca. Poi anche un errore da dischetto per Mazza. Ci ha provato adesso sia la Bruna che Lazzari ad andare via in uno contro uno. Mamma mia, che legnata, incredibile, che botta ragazzi, che cosa si è inventato Mazza, che bello, tiro da sotto, sottomano, che
che finisce sotto la traversa con una violenza incredibile. 13-10. Gran giocata di Federico Mazza. Classico coniglio da cilindro, perché credo che eravamo anche già sotto passivo, quindi erano poche le opzioni. Tanto Angiolini, finta da fuori. Bella poi finta di Dorio. Angiolini, molto veloce. Bravi a interpretare i movimenti di Angiolini. Comunque 9 metri, chiama schema Stabellini. Rimane in attacco. Attenzione. Fasano, e c'è un fischio. Un fischio da parte del delegato PGH per richiamare l'attenzione. Vediamo qual è il problema. Non riusciamo a capire quale può essere. Probabilmente c'era qualche discrepanza di qualche secondo sul tabellone elettronico, quindi vediamo che viene sistemato confronto con gli arbitri. Ovviamente anche il numero di gol non torna, quindi stanno verificando se sia il tempo che il punteggio siano corretti. Adesso vediamo Fabian che sta spiegando alle due panchine cosa è successo, quindi probabilmente il si recupererà qualche secondo, quindi ha comunicato, sta comunicando alle due panchine qual è la discrepanza del timing. Probabilmente il tempo rimarrà fermo per qualche istante dopo che gli arbitri fischieranno la ripresa del gioco. Quindi. Bene, tutto pronto intanto per riprendere, attendiamo il fischio dell'arbitro. Ultime fasi di gioco, 3 minuti, quasi 4 scarsi alla sirena. Fasano che ha ridotto un po', anzi ha dimezzato lo svantaggio, siamo arrivati anche a un più 6, ad ora ottimo momento in finale di tempo per la squadra ospite che sta ricucendo il gap. Vediamo con che divario le due squadre andranno al riposo. Stabellini, risale Carlo Sperti che è andato, andato a guadagnarsi un tiro dai 7 metri, fallo di Visentin, mi è sembrato di vedere. Non abbiamo fatto in tempo a vedere, tanto attenzione perché ci sono ci sarà probabilmente un giallo nei confronti di Davide Colez, infatti arriva puntuale, si lamenta di questo tiro dai 7 concesso al Fasano. Tanto cambio Cassano di portiere intanto, Monciardini. Per cambiare portiere, prova Monciardini ad opporsi al tiro dei 7 metri che sarà tentato da Filippo Angiolini. Si riprende, va subito, tocca ma non riesce a fermare. Tiro è forte, molto forte, tra l'altro senza pensiero, di prima intenzione. Segna 13-11, ancora meno 2. Fasano si ripresenta di nuovo lì vicino. Cassano che tenta di tenere. Cippo, la Bruna, riceve Dorio, Federico Mazza, finta, poi ancora un 2 minuti a Carlo Sperti, il secondo 2 minuti, però sì. Cippo rimane a terra questa volta. È stata una finta di gambe di Mazza che ha sbilanciato la difesa, palla arriva Cippo che sull'uscita di Sperti altrettanto finta di gambe poderosa, e Sperti ormai in ritardo, era già con le braccia larghe per cercare di fermare il giocatore avversario, l'ha colpito involontariamente ovviamente al volto, però 2 minuti automatico. Vedo che lamentavo un dolore al braccio, quindi credo che l'abbia preso dentro. Tanto Cippo però pare andare verso la panchina, no rimane in campo, però secondo 2 minuti per Carlo Sperti, perché Carlo Sperti è stato uno dei più attivi dei suoi, è lui che con 3 reti consecutive dall'ala ha lanciato la prima ripresa dal Fasano dopo l'avvio shock del Cassano, quindi sicuramente una pedina importante. Ora dovrà stare attento
mister Ancona, poi soprattutto nel secondo tempo non sarà in favore di campo, quindi sarà anche impossibilitato a fare un cambio attacco difesa, dovrà decidere se tenerlo in campo rischiando che prenda subito il terzo due minuti oppure preservarlo per le parti finali del match. Scelta non facile per coach Ancona. Due minuti e mezzo, Cassano che deve approfittare di questa superiorità numerica, deve sicuramente mettere a segno. La Bruna litiga un po' con la palla, poi riesce a servire comunque Lazzari che questa volta non lo ferma nessuno e va a realizzare. Ed è importante segnare per Cassano in questo frangente, lo fa con Alberto Lazzari. 14-11, tiene il più 3 Cassano. Azione a questo punto difesa che dovrà fare il suo per tentare di andare al riposo con il massimo vantaggio possibile. Falzano che schiera Notarangelo alla destra e Vito Fovio momentaneamente in panchina con la porta sguarnita, poi esce Pinto per permettere all'estremo difensore di rientrare tra i pali. Nel frattempo in attacco risolve tutto Stabellini. Anche questo è un suo marchio di fabbrica. Cambio di direzione, si inarca e poi con il suo tiro molto potente va a segnare la rete numero 12 per Fasano. 1 minuto e 30 al termine, più 2 per Cassano, ma Fasano incalza. Scarico per Visentin, ma neutralizza Fovio. Poi bravo Dorio, già il terzo pallone vagante che recupera quest'oggi, quindi attivo e concentrato su ogni pallone. Mazza da fuori, poi all'ultimo momento decide di scaricare, ma non era pronto Lazzari. E attenzione perché manca un minuto, 14-12, Fasano che attacca. Parla del possibile meno uno, scontato anche la penalità, quindi potrà fare. Bravo Fasano a ricucire. Sì, soprattutto a non perdere la testa, anche quando era sotto di sé, hanno continuato a giocare in maniera tranquilla, hanno provato a fare il loro gioco e piano piano sono rientrati fino a questa chance del meno uno. Vediamo se sarà l'ultima azione del primo tempo, ci sarà spazio per un altro attacco del Cassano eventualmente. Yastam con facilità lui inizia a farlo il gol e Colez aveva ancora il time out da giocarsi, quindi lo fa e poi Cassano avrà 23 secondi di possesso palla. E bella risalita, bel recupero di Fasano, effettivamente come hai detto bene tu Luca, ha saputo tenere la testa e con la calma, determinazione e in modo organizzato è arrivato a meno uno. 14-13 sono le ultime fasi di gioco per almeno per questo primo tempo. Cassano in attacco, vediamo come spenderà gli ultimi secondi di questa prima frazione di gioco, forse nel tentativo di massimizzare il gap o quantomeno di conservarlo. Intanto coach da Colez dà istruzioni ai suoi. Si torna in campo. 24 secondi al termine di questo primo tempo. Se tabellone che abbiamo in anzi sì, 23 secondi al termine del match. Cassano che tenterà, immagino, di conservare la palla fino alla fine. Vediamo se Fasano riuscirà invece a qualche azione veloce, magari a tentare il pareggio prima della fine del primo tempo. 29-37, quindi 23 secondi al termine. Questo è il tempo che avrà il Cassano per riportarsi quantomeno a più 2, anche se un più uno, più due all'intervallo non fa differenza, quindi se non psicologica forse, ma Cassano dovrà ricostruire nel secondo tempo quanto di buono fatto quantomeno nei primi 15-20 minuti. Non c'è tempo per tirare, prova, c'è stato addirittura un fallo contro Mazza, quindi non sarà tiro franco, ma l'ultimo possesso palla a Fasano, che fallo decide arrivato di dopo, non giocarlo dopo il suono della sirena.
Quindi nulla di fatto, si andrà, anzi si va negli spogliatoi con il Cassano che conduce 14-13. Ottimo avvio del Cassano, ha giocato molto bene dominando il campo per 20 minuti, poi bravo il Fasano, Fasano. D'altronde è prima in classifica dalla prima giornata, quindi le qualità ci sono, il tempo di rimettersi in sesto, carburare, capire come stava giocando il Cassano e piano piano sono entrati in partita, quindi ci prepariamo a vedere un secondo tempo sicuramente avvincente e spettacolare. Noi ci prendiamo qualche istante di pausa e ci vediamo fra poco. Ciao, ciao.
Eccoci qua, Ponti da Castelmagnago per il secondo tempo, ben iniziato però sfondamento in attacco per Federico Mazza, conquistato da credo stesso Sperti, quindi... Ma a giudicare dalla fatica che ha fatto di alzarsi credo che fosse proprio lui. Quindi ha deciso Coach Ancona di non tenerlo a riposo nonostante sia aggravato da due falli da espulsione, quindi lo rischia anche qua, è andato a cercare uno sfondamento che... Nel caso non fosse stato accreditato dagli arbitri avrebbe potuto essere molto molto pericoloso, però gli è andata bene. Intanto Stabellini, che sembra un altro giocatore abbastanza on fire da quando è entrato in campo. Chiude bene Federico Mazza, però intanto riprende il giro di palla di Fasano. Tarangelo. Stabellini, ancora no Tarangelo. Gira palla a Fasano, cercare il gol del definitivo pareggio e ancora una volta, come detto, Stabellini. Ed è pareggio, 14-14, parte bene Fasano. Completata la rimonta. Intanto c'è da asciugare il campo. Dicevamo Cassano partito decisamente bene, massimo vantaggio sul 12-6 più 6, poi però Fasano ultimi 10 minuti ha fatto valere l'esperienza, ha gestito molto meglio gli attacchi del Cassano, costretto molte volte a giocare sotto passivo. Tanto tutto pronto per ricominciare, campo asciugato, arbitro guarda il tavolo e si riparte. Cipo, la Bruna. 14-14, minuto 42 secondi, parte bene Fasano e stabilisce subito la parità, tutto da rifare. La Bruna, uno contro uno, poi scarica Lazzari, palla che arriva a banca, ma mai si è chiusa bene la difesa, deve ricominciare da capo il Cassano. Mazza, poi perde palla lo stesso Lazzari, non la controlla. Il Fasano che ha possibilità di portarsi addirittura in vantaggio e lo fa con Abin Yastam. Vantaggio di Fasano, sembra essere cambiata l'aria. Decisamente invertito l'abbrivio del match. Eh sì, gran tiro. Della d'altronde la Junior che abbiamo visto nel primo quarto d'ora non poteva essere quella che guida la classifica con 36 punti insieme a Conversano, era inevitabile che venisse fuori il vero valore della squadra pugliese. Visentin non si fa intimorire dall'essere di fronte a un monumento come Vito Fobio e lo supera. Bel tiro comunque di Visentin, 15-15, 3 minuti del secondo tempo. Parità tra le due formazioni. Allora, speriamo che i nostri ragazzi si riprendano dopo la rimonta subita e possano giocare quantomeno alla pari in questo secondo tempo e giocarsela fino in fondo per aggiudicarsi questi due punti. Gastam. Angiolini, Stabellini, Carlo Sperti cerca ancora un semipallonetto sull'uscita di deriva, ma la palla è lunga, si perde ancora una volta oltre il secondo palo. Nulla di fatto per Carlo Sperti in questo caso, 15-15 il punteggio. Cassano che organizza fase offensiva, Cipo in centro che dà istruzioni. La Bruna, Lazzari. Mazza riceve Visentin, ora Cipo, prova la penetrazione, poi gira palla, supera bene. Peccato, il bello una cosa spettacolare Mazza, perché è eluso anche un tentativo di fallo, chiamiamolo così, poi scarico sull'ala, ma la palla è un periodo troppo profondo, non riesce a tenere in campo Visentin e poi Sperti dalla sua mattonella può sbagliarne uno, ma non due consecutivi. Carlo Sperti. Vantaggio Fasano. Ferma tutto Cassano per organizzare il gioco. E infatti gira palla Cassano. Si accentra Cipo. Cambia con Dorio. Mazza
arriva la Bruno al centro, uno contro finta tutto, ma passi in questo caso non li ho contati, ma così è stato fischiato. Dunque Fasano che arriva veloce davanti alla porta del Cassano, viene fermato bene da Dorio. Doppia finta di corpo di Simone Labruna che aveva completamente sbilanciato la difesa, ma sì, poi in realtà non sarebbe stato gol, dunque va bene, non cambia granché. Attenzione Stabellini, stessa infrazione anche lui, doppia finta su Mazza, anche per lui infrazione di passi. Andiamo alla seconda fase, il Cassano. Viene fermato da Bearevic, sarà a 9 metri. Tanto 5 minuti e 41 secondi del primo tempo, del secondo tempo, scusate. Sono già passati. Conduce Fasano per una rete, 15 a 16 il punteggio. Jezimirovic che rimane in attacco. A dare fiato a Cipo. Scambia con... arriva un tanto l'arbitro sembrava fosse partito per invece voleva solo che i due giocatori si, come si dire, intendessero. Sì, insomma, sì, stato sì. Un... tanto passa il tempo, però sembrava fosse partito per dare un due minuti. Sì, sembrava avesse visto un qualcosa di scorretto, poi invece ha ritenuto solo che, come se ci avesse ripensato, non so. Va bene, tanto si riparte. Ancora Mazza a terra sull'intervento di Angiolini. Fasi di gioco un po' frammentate, Cassano non riesce a ritrovare il ritmo di inizio partita. Ora c'è anche da asciugare il terreno di gioco. Qui gli arbitri devono essere bravi a tenere la partita. Che ovviamente tenderà a scaldarsi. Tanto si asciuga il campo. Tutto pronto, si riparte. Jezimirovic scambia con Dorio, la Bruna, Mazza si accentra. Nicola, ancora Mazza da fuori, non trova i pali, peccato, buona l'idea, ma chiede non precisa l'esecuzione, può ripartire Fasano, secondo Stabellini. Secondo lui c'era il tocco di un giocatore del Fasano. Angiolini, gira palla velocemente il Fasano, cerca del pivot, ma interviene in anticipo Jezimirovic, ma poi non riesce a tenere la palla in campo. Bravo a intercettare, ma non riesce a tenerla. Possibilità per Fasano di andare a più due. Bellini, Giolini. Ancora Riccardo Stabellini, ha cercato sfondamento Mazza, ma non ha convinto l'arbitro a fischiarlo. E poi palla persa in attacco da Cassano, che sta sprecando molto in attacco, poi contropiede. Non possiamo, non dobbiamo concedere questo a Fasano, perché il rischio poi è quello che abbiamo visto. Mantenere la calma per Cassano, giocare in modo organizzato è sicuramente l'arma migliore, approfittare di seconde fasi e contropiedi eventuali. 15 a 18, Fasano mette la testa avanti ed è più 3. Ecco, stretto Corez a chiamare il suo time out, perché sicuramente Fasano in questa fase ha il pallino del match. Cassano che a cavallo dell'intervallo ha subito un break di 12 a 3, da 12-6 a 15-18, quindi sicuramente c'è qualcosa da rimettere a posto per Davide Corez. Beh, sicuramente Fasano ha delle importanti individualità, come Jastam, che è stato autore di diverse reti dai 9 metri, quindi insomma tiri dalla distanza che hanno sorpreso i portieri del Cassano, oltre all'opera di Stabellini, chiaramente, che è stato autore di gol anche in questo caso, insomma, su iniziativa personale. Dunque sono individualità che fanno una
certa differenza. Gioco corale invece per Cassano, che quando si rompe chiaramente segna subito il gap rispetto alla squadra che ha di fronte oggi. Vediamo, intanto più 3 per Fasano, 7 minuti e 42 secondi del secondo tempo, ancora tanto da giocare. Vediamo se Cassano riuscirà a riportare il match come l'aveva iniziato. Sarà dura perché ormai Fasano ha preso il controllo e anche fiducia psicologica sul match dopo un avvio stentato. Mazza al centro. Prova a lasciare in campo Jezdimirovic anche per la fase offensiva. Davide Kolec. La Bruna, Mazza, Jezdimirovic da fuori. Bello. Prova l'angolino lungo. Spiazza completamente Fovio. 16 a 18. Tiro non potentissimo ma piazzato sul secondo palo. Fovio non può arrivare. 16-18, corsa di distanza Cassano. Se è bravo Cassano a recuperare. Mi sale Sperti. Nove metri. Difende bene Cassano, 9 metri per Fasano. Si riprende. Yastam. Attenzione Yastam, no. Sì, diciamo non lo ferma nessuno, un braccio non gli hanno montato un braccio a Yastam, ma un cannone direttamente. Nei primi 20 minuti mancava proprio l'apporto dello svedese, poi quando si è svegliato sono iniziati i dolori per Cassano. Tanto Cassano che organizza il gioco, mamma mia, altrettanto Jezdimirovic con un'iniziativa personale, una bordata sotto la traversa, nulla può Fovio, guardate intanto Branca che va a rubare palla. Una palla, è ancora contropiede con Dorio, è fallo, però fallo sul tiro. Tanto tutto preparato per Visentin, ancora palla al Cassano, forse c'era un piede di mezzo. Sì, non ho capito di chi, ma un piede sicuramente al centro. Un piede c'era, a me sembrava Amaranto, però si va avanti a giocare. Possibilità per Cassano di portarsi a meno uno dopo queste due azioni un po' confuse. Palla per Dorio. Cosa fa Dorio? Beh, ragazzi, come ha difeso quella palla. Assist di Jezdimirovic in condizioni di equilibrio non precario ma di più. Poi Dorio anche in questo caso recupera una palla dalla spazzatura e la trasforma in un gioiello. Sicuramente un ottimo match di Mattia Dorio quest'oggi. Assolutamente, cioè, sì. Veramente 4-5 palloni, respinte dei portieri, passaggi non perfetti, ma è riuscito ogni volta a capitalizzare ottenendo il massimo da quello che poteva ottenere, segnando gol o conquistando tiri dei 7 metri. Attenzione, adesso da fuori, ci serve il portiere, stavo dicendo. E Riva si è subito fatto trovare pronto. Non tanto parata eclatante, ma parata di posizione perché era proprio al posto giusto. Poi tentativo di Mazza per scaricare a Dorio, ma c'è un fallo che ha impedito a Federico di indirizzare la palla in modo giusto. Quindi si riprenderà con un 9 metri. 18-19 Cassano che attacca, possibilità del pareggio. Bravo Cassano in questo caso a ricucire il gap e a portarsi nuovamente sotto. Ora opportunità per l'eventuale pareggio, comunque non è ancora finita, è lunga ancora la partita, 18 minuti e 25 secondi da giocare. Tanto Mazza chiama schema, infatti si sposta Nicola, riceve in questo momento Mazza. Uno contro uno di Mazza, Jezdimirovic finta, viene
placcato in volo, diciamo, tra virgolette, però 9 metri. Ottimo timing di Bearevic. Attenzione passivo, Mazza. E 9 metri. E ancora passivo. Tenta un tiro piazzato Jasminovic. Era un tiro bello, Fovio aveva capito. Però era anche fuori dalla porta, dunque non abbiamo potuto apprezzare l'eventuale parata. 18-19, Cassano non riesce a ottenere questa 19esima rete, è costretto a tornare in difesa, dunque deve ricostruire nuovamente l'opportunità. Fasano invece che deve riprendere il dominio del gioco. Intanto bene Cassano. Nove metri per Fasano. Tanto tempo passa. Dovrebbe essere passivo a breve. Stabellini. Yastam. Antarangelo e va. Para benissimo. Riva e recupera Bassanese. Seconda fase per il Cassano con Mazza. Viene fermato Mazza, 9 metri. Si presenta ancora Cassano con questo 19esimo gol da fare. Vediamo se questa volta è la volta buona. Attenzione! Erroraccio di Mazza. Il passaggio che passa... era effettivamente un po' molle, però la ricezione poteva essere decisamente migliore. Intanto nulla di fatto, sembrava avesse anche il piede in area. Tanto va Filippo, ma due occasioni da posizione pivot per due persone che non sono pivot, prima Sperti e poi Banca, si fanno neutralizzare le due ali, i tiri le due rispettivamente ali. Da Dorio e da Riva e Fovio. Bella partita, una bella partita questa qui alla palattacca di Cassano Magnago. Cassano che tenta in tutti i modi, insomma, di comportarsi bene di fronte alla prima in classifica. Tabellini prende pallo e poi arriva Notarangelo che si fa trovare pronto. No, non è Notarangelo, no, però il numero 5 è entrato 5. Gianluca Grassi. Dalla fisicità, insomma, mi sembrava lui, ma si assomigliano. 18 e si torna a, 20. A segnare dopo un po', perché non ci segnava da entrambi i lati da 4 minuti. Si riporta più 2, ha avuto ragione Fasano di questa questi 4-5 minuti di vai e vieni. 15 minuti al termine, intanto scarsi. Tira fortissimo Mazza, ma tira direttamente fuori. Attenzione perché Fasano ha ancora possibilità di allungare, di portarsi a più 3. Si era avvicinato ma non è riuscito a segnare quella 19esima rete che l'avrebbe portato alla pari. Intanto esce la Bruna, lascia spazio infinito e questa è una cosa che non va bene. Ne approfitta Pinto, bello lo scarico da manuale, scalata sull'ala sinistra. Fasano che si porta sul 18-21. Tanto vediamo indicazioni dalla panchina per Lazzari che dopo qualche minuto di riposo viene ributtato nella mischia da Mr. Colez. Vediamo se saprà dare nuova linfa, nuove idee. La Bruna, ma scarico per Dorio. Era dentro nei 6 metri, è partito Bruna con l'idea di passare al pivot e ha passato al pivot nonostante poi palla recuperata, tentativo di servire il pivot ma chiude bene la difesa Cassano. Può ripartire Lazzari, uno contro uno. 2 minuti a Bearevic. Per Bearevic che si lamenta, dice non gli ho fatto nulla. 18-21, 13 minuti e 33 secondi, ci sono ancora tanti minuti da giocare rispetto a questo vantaggio che Fasano ha nei confronti di Cassano. 18-21 è il punteggio.
primo tempo giocato bene da Cassano, decisamente a favore di Cassano, poi Fasano che è risalito e poi Fasano che ha saputo non solo riprendere ma superare e mantenere la testa, almeno per il momento. Dentro il campo anche Salvati, quindi turnover per Cassano, poi adesso tentativo di Bearevic per Dorio, leggermente contrastato ma non tentativo a sufficienza da chiamare un 9 metri. Zemirovic, Bearevic gioca. Può succedere, sbagli così poco che quando succede è anche bello. E giustamente lo fai notare. Tra amici, questo è altro. Va bene, intanto è time out. Time out di Coach Ancona, che probabilmente sarà molto utile anche a Davide Colli, perché sicuramente sta giocando meglio in questa fase Fasano. Cassano sembrava aver superato un momento difficile, si è riportato sotto, ma poi... nuovo strappo Fasano, due palle non sfruttate in attacco e subito Fasano si è riportato a più tre. Quel limite psicologico sulla diciannovesima rete che infatti sul tabellone non è ancora apparsa. Rimane a 18 Cassano, va a 21 Fasano e dunque domina ancora, tiene testa. Siamo pronti a vivere questo finale di partita. Mancano 12 minuti abbondanti alla fine dell'incontro, quindi ancora tante emozioni qua da palla attacca e siamo pronti a raccontarvele, come sempre. Poi, come detto, per quanto riguarda la squadra maschile, l'ultimo appuntamento qui dalle mura del palla attacca. Per quanto riguarda il femminile, invece, ci sarà l'appendice del play-out. Siamo ancora in attesa degli accoppiamenti decisivi, perché per l'accoppiamento per le out sarà decisivo il recupero delle nostre ragazze giovedì prossimo a Erice, poi in base al risultato del match saranno gli accoppiamenti. Però per il Cassano probabilmente ci sarà un primo turno, un'andata in trasferta, quindi la partita qua da Cassano Magnago probabilmente per il weekend del 18-19. Anzi, scusa, no, per quello del 10-11 aprile. Stabellini prova, viene fermato. Tanto 12 minuti e 30 al termine di questo match. Jasta Stabellini, passaggio che non va a buon fine. Va a buon fine, recupera palla Cassano, chance per avvicinarsi. Rientra intanto Ivan Salvati al posto di Simone Labruna. Turnover per Colet, che vuole tenere uomini freschi in campo, riposo, qualche azione anche per Federico Mazza. Tanto Lazzari incrocia con Salvati, Jezimirovic, ormai l'ho ribattezzato, quindi fino alla fine sarà così. Bassanese, ma fa buona guardia ancora Vito Fovio. Ed è Fovio che dice di no al tiro dall'ala di Bassanese. Rimane a 18 Cassano, prova ad andare a 22 Fasano, che sarebbe poi il massimo vantaggio finora. Sì, Cassano che questa volta non ha sfruttato la superiorità numerica, Fasano che ne è uscito indenne. Minuti e 30 al termine. Stabellini non viene fermato adeguatamente, si inarca ancora una volta e fa più 4. Massimo vantaggio, tanto Jezimirovic butta via una palla, questo tentativo di passaggio a Bassanese, ma temo che in questo momento Fasano sia più presente. Sì, in questa fase sicuramente padrone del match. Cassano aveva recuperato il primo sbandamento, si era rimesso in carreggiata, si è riportato anche meno 1 e soprattutto sembrava poter giocare in maniera fluida. Ora invece da 3-4 minuti nuovamente buio assoluto in attacco e Fasano che ne ha approfittato per andare al massimo vantaggio, ed ora addirittura la palla del possibile più 5. Stabellini per Jastam, ma non palla, si perde in palo laterale, passaggio fuori misura, attenzione, Stabellini rimane a terra. Tanto riparte l'azione di Cassano e viene fermata, però, perché sì, esatto, una volta terra. Non è andata a buon fine la seconda fase, giustamente si ferma il gioco per poter permettere le cure del caso a Riccardo Stabellini, che si rialza tutto a posto, ha preso un colpo probabilmente allo stomaco. Ora però credo che Stabellini debba lasciare il terreno di gioco.
che a quel punto è stato fermato il gioco per permettergli i soccorsi, quindi credo che venga applicata in questa situazione. No, sì, è vero che non c'è stato l'ingresso in campo del dottore, però è stato fermato il gioco, quindi si ritorna in difesa il Fasano, dunque 10 minuti abbondanti di gioco. Cassano fermo sul 18, sulle 18 reti da un po'. Sì, è vero che non c'è stata richiesta di assistenza a parte del giocatore, ma è stato l'arbitro che, vedendolo a terra, ha preferito fermare il gioco, quindi non c'è stata chiamata e quindi probabilmente non viene applicata l'injury rule per questo motivo. Comunque l'importante è che Riccardo sia in grado di poter giocare, quindi nulla di grave e può riprendere il gioco. Questa è la cosa fondamentale. C'è Dorio, riceve Salvati, Lazzari di nuovo per Salvati, Federico Mazza, Salvati, Lazzari riceve troppo sotto. Sì, se il passaggio era preciso c'era più stato di scaricare a Branca perché si era creata la superiorità numerica su quel lato. E poi c'è un tiro di Salvati che è stato murato. Poi, questo non ho capito, era un tiro a porta vuota? Sì, Cassano stava giocando con l'extra pay e quindi con 7 uomini di movimento, non c'era situazione di uomini in meno, ma era una scelta proprio tattica di giocare con l'uomo in più, non ce ne eravamo accorti. Tanto Salvati, verifichiamo, ma va verso la panchina, quindi sarà sostituito da Simone Labruna, credo, così è. Ritorna in campo Simone Labruna al posto di Ivan Salvati dopo, e anche Usman Kabir sì, tornato in campo. Cassano che ripropone ancora l'extra play e quindi giocheremo con un doppio pivot avendo porta sguarnita. Prova sul primo palo Bassanese, ma Foglio riesce in qualche modo a intercettare il pallone anche con l'aiuto del buona palo la stesso. Preparazione per Bassanese, che ha trovato spazio adeguato per andare a tirare, ha provato sul primo palo, sembrava forse o lamentavano forse un tocco di Fovio, dunque volevano forse una possesso del pallone, ma così non è stato. 18-22, si torna in difesa, 9 minuti, Fasano che può allungare ulteriormente il gap. Risale Angiolini, poi scarica a Grasso, a Grassi. Buono, bello il passaggio. No look alle spalle, riceve, ma è ben difeso il pivot di Fasano, quindi si riprende con Yastam. Prova ancora da parte di Carlo Sperti, questa volta anticipa il tiro sullo stacco senza applicare il tempo 5, di volo ed Fasano, è costretto a chiamare time out l'ultimo Fasano attenzione. Che esulta perché dopo il primo tempo insomma forse un po' aveva temuto, anche se immagino che però diciamo piena fiducia dei propri mezzi. Aveva affrontato quel meno 6 con relativa calma, quindi ovviamente sono primi classifiche, quindi sanno anche gestire situazioni difficili, sanno che le partite durano i canonici 60 minuti, quindi hanno deciso giustamente di non mettere troppa foga, troppa fretta, troppa veemenza, ma piano piano, un pallone alla volta, un centimetro alla volta, come si diceva, hanno ribaltato completamente le sorti del match. Cassano che invece deve a sua volta cercare di rimettere le cose a posto. Corez ci sta provando anche con tattiche spregiudicate come quella dell'extra play. Diciamo, potremmo fare un appello alla Federazione Internazionale, si dovrebbe coniare secondo me un termine diverso per l'extra play, perché è un conto quando tu hai l'inferiorità numerica e togli il portiere per ristabilire se hai giocato in movimento, ma quando decidi scientemente di giocare senza portiere per avere l'uomo in più con 7 uomini di movimento, probabilmente ci vorrebbe un termine per differenziare, perché le situazioni sono tatticamente molto, molto diverse. E intanto vedo Federico Mazza che parla con Visentin.
C'è da dire che applicando il linguaggio del corpo i ragazzi del Cassano non mi sembrano convinti di poterla raddrizzare. Cioè, vediamo. Spero di sbagliarmi. 8 minuti e 21 secondi per provarci. Il tempo c'è. Vediamo proprio da come approcceranno a questa prima azione. Tanto c'è sempre 7 giocatori in movimento in campo, quindi Cassano prova ancora in tutti i modi. Intanto va Simone Labruna che finta il passaggio e si prende lo spazio per entrare. 19-23, tanto va a segnare questa rete il Cassano, si porta a meno 4. Fasano che gestisce con estrema aplomb questa ennesima azione d'attacco. Sale l'ala, si allarga Stabellini, c'è Angiolini, Diastamo, Notarangelo viene fermato, però non supera Dorio che ne legge in anticipo le intenzioni, però intanto il cronometro corre. Lungazione del Fasano che ovviamente non ha fretta, non ha nessun interesse a concludere velocemente, prova però trova a sorprendere, però non si fa sorprendere Nicolò. Prova il Cassano a ripartire, quasi ruba palla Angiolini, molto pericoloso. Ma che sfortuna. C'è azione particolare perché Mazza ha fatto sfondamento su Dorio. Sì, infatti non poteva fischiare sfondamento. Ho visto l'arbitro di fondo che è stato tentato perché ha portato il fischietto e poi si è accorto. No, poi giocano insieme, quindi no, tecnicamente situazione non particolarissima. Può però sta di fatto che Cassano, ahimè, ha perso un possesso palla perché ovviamente Mazza non è riuscito a trovare la coordinazione giusta dopo il contatto col compagno. Poi la recupera ancora Branca. Bravo Stabellini. Branca è andato per e fa tutto da solo, che giocatore. Bravo Stabellini. Recupera palla e in più va anche a segnare. Sì, Banca aveva toccato il pallone, poi era sul filo del fallo laterale, quindi non aveva molte alternative. Restituisce Cipo e fa vedere anche lui quanto è giocatore di valore. 20-24, 6 minuti al termine. Tecnicamente c'è il tempo, chiaramente è difficilissima per Cassano, ormai Fasano ha fatto valere i suoi mezzi, ma ci si prova qui al Tacca. Notarangelo, poi si torna indietro a Stabellini, Yastam, attenzione perché quando carica il destro è una catapulta. Ora Fasano gioca un po' con il cronometro, gioca a farlo correre. Buonanotte! Non si è reso Riva, può mandare un altro possesso palle suoi per recuperarla. Stavo già lamentando di questa leggerezza, ma Riva ci ha messo la pezza. Attenzione perché ha fatto male Federico. Sembrerebbe per fortuna solo crampi, perché dal movimento che ha fatto temevo una iperrotazione dell'articolazione, però no, per fortuna sembra un grampo al muscolo. 20-24, 5 minuti al termine, siamo sul filo del break even. Intanto vediamo Mazza se riesce a restare in campo, tanto c'è da asciugare. Mazza sta valutando, arriva, intanto lo invita a valutare bene la situazione. Temo che Mazza non possa terminare il match. Viene accompagnato da Branca e da Dorio. Ha la gamba un po' rigida. Sì, dunque non sono riusciti a sciogliergli il muscolo. Dunque finale di partita che insomma un po' in salita per Cassano perché perde il bomber. Vediamo se i compagni
riusciranno a sopperire. 5 le reti messe a segno da Federico Mazza in questo match e credo che sarà questo il suo bottino finale. Dunque in campo la Bruna e Salvati insieme con Cipo al centro e le ali Visentin, Branca e Dorio come pivot. Finiranno, porteranno a compimento il match. Vediamo con quale risultato. Ricordiamo la bella prestazione dei ragazzi, dei giovani all'andata proprio in casa di Fasano. Gira palla Cassano con Salvati che si presenta uno contro uno, incrocia con la Bruna. Lazzari cerca la penetrazione, viene fermato. Tridente offensivo under 20 in questo momento. Cassano sempre fucina di giovani talenti e poi li butta nella mischia, come in questo caso. La Bruna e va, tocca bellissima, il podio, questa volta bellissima azione superare. A scalare, a liberare spazio per Simone La Bruna, va a meno 3 Cassano quando mancano 4 minuti e 16 secondi. C'è ancora tempo, non tantissimo, ma un minimo di margine c'è, ci deve provare Cassano fino all'ultimo. Tanto prova a alzare la difesa, 5-1 in questo momento con Lazzari a disturbare. Arriva il passivo il intanto per Fasano, tempo corre. Intanto tutte le tecniche ovviamente per sì, ogni secondo è giustamente queste strategie ed è giusto che sia così. Mi aspetterei la stessa cosa da qualsiasi altra squadra, incluso il Cassano. Intanto Sperti sì, però gli ha preso le misure Riva in questo secondo tempo. Sì, bravo Riva. La Bruna, oh la Bruna, è 9 metri trattenuto per la maglietta. 3 minuti e 17 secondi al termine, sono 3 le reti di vantaggio di Fasano. Cassano che sta provando a massimizzare tutto, tutto. Salvati viene fermato, diciamo che magari quando prenderanno un po' di peso anche questi giovani ma proprio in termini di peso fisico magari sarà un po' più facile per loro. Tirone di, però c'è stata deviazione perché gli arbitri segnano una rimessa del gioco per gli Amaranto, quindi probabilmente ha toccato leggermente Notarangelo. Era un gran tiro in doppio appoggio di La Bruna, tanto corre il tempo. Eh sì, Salvati si accentra e va. Tiro non potentissimo ma preso in controtempo Fobio, non riesce a gestirlo. Sembrava poterlo controllare ma era sullo spostamento laterale, la palla andava attenzione in direzione opposta. Meno 2 per Cassano, 2 minuti abbondanti di gioco. C'è ancora chance. Si può fare. Sperti. E ovviamente con tutto quello spazio. Branca e va, è ancora aperta, è ancora Cassano aperta la partita fino all'ultimo, giusto così. Nulla si può dire a queste due formazioni in campo che davvero hanno dato tutto oggi. Sì, comunque ne è uscita fuori una bella partita, vibrante, interessante. Forse le squadre, Cassano abbiamo detto salvo, il Fasano sulla posizione classifica c'era tranquilla, quindi hanno giocato piede senza troppa pressione, è uscita una partita divertente. Sì. Intanto attenzione perché Cippo riporta gli Amaranto a meno uno. Cassano si è riportato sotto, time out di Fasano. Ancona aveva ancora un cartellino verde, decide di giocarselo perché stanno giocando con un po' troppa sufficienza in queste fasi finali i suoi ragazzi. Forse è il tempo che va a tentare di recuperare. Hanno dissipato quasi tutto il vantaggio e ora sul tabellone c'è una sola rete di vantaggio per gli ospiti. Ancona. Bella la reazione dei giovani che sono rimasti in campo, che hanno portato a meno uno Cassano
nei confronti di Fasano, quando manca pochissimo in realtà. Eh sì, un minuto, anzi un minuto e spiccioli, quindi volendo c'è ancora chance. E infatti Francesco Ancona ha deciso di riportare un po' di serenità. Hanno scalato di marcia con un po' troppo anticipo i suoi ragazzi, considerando il match già concluso, ma come abbiamo detto tante volte, nella palamano fino al 60esimo non puoi mai rilassarti, perché corri il rischio di pagarla sempre molto cara. Si torna in campo, un minuto da giocare e a brevissimo sapremo come andrà a finire. Ora vediamo, perché probabilmente ci sarà da recuperare qualche secondo rispetto a quanto vedremo sul tabellone, quindi come in precedenza vediamo Fabia che fa segno alle due panchine, tre con le mani, quindi probabilmente ci saranno tre secondi da recuperare, secondi. Il gioco riprenderà e il cronometro ripartirà dopo tre secondi, quindi in realtà ci sono da giocare 58, cioè un minuto e 11 secondi e non solo 8 secondi come vedete invece sul tabellone. Si riparte. Devono... senza fetta Fasano. Eh sì, Cassano invece che prova il tutto. Però per rischiano tutto. Perché non possono pensare di restare in attacco un minuto, quindi dovrebbero tentare di segnare il gol del più due che li metterebbe in sicurezza. Il tempo è stato fermato. Tanto, vedi, bravo Stabellini a disquisire, intanto passa il tempo. Però gli arbitri non abboccano perché stavolta hanno fermato il cronometro. Riprende il gioco adesso Stabellini. Oh, attenzione! Palla che rimane in passivo. Palla recuperata. No. Bravissimo in questo caso il giocatore Yastam di Fasano. Bravo, anche un pizzico fortunato, permetto di dirlo, perché. Oh, attenzione, tiro dei 7. Devono bloccare il tempo. E c'è due minuti. È combattuta fino alla fine, nulla si può dire di questa partita, veramente incredibile. Due minuti bella per il numero 18 Franceschetti e due minuti anche per Ivan Salvati, forse per lamentele, non so, anche questo nel caso non è una bella mossa, quindi doppia esclusione. Poi tiro dei 7 metri che vede la Bruna sulla linea provare a dare l'ultima chance, anche se vorrebbe dire comunque solo meno uno in caso di marcatura. Poi 20 secondi di possesso palla Fasano nel disperato tentativo di riconquistarla e segnare il gol del pareggio. Tanto bisogna cominciare a buttare dentro questa. La Bruna contro pesante, ma la Bruna decide di accollarsela. Hai di fronte, mi hai detto, uno dei migliori, sono il miglior portiere italiano e lo ha dimostrato intuendo la direzione del tiro, neutralizzandolo. Se non vado errato, tre rigori neutralizzati da Fovio. No, due parate su quattro tentativi. Poi partita che conclude. Che dire, una bella partita. Bella. Insomma. Fasano ha sofferto più di 20 minuti, poi ha sicuramente suggellato con merito la vittoria, quindi partita divertente. Il Cassano è andato vicino all'impresa, perché battere il Fasano sarebbe stato un'impresa, ha giocato crescita, sicuramente alla pari, approfittando della distrazione iniziale degli ospiti, però dimostrando che può giocarsela alla pari anche con questo tipo di formazioni, quindi sicuramente una prova importante, interessante per i nostri ragazzi. Bene, sul punteggio di 24-26 ringraziamo innanzitutto Davide Cenci a telecamera, zia Monica alla console musicale, Davide Bianchi alla regia tecnica e con il consueto saluto Luca e Cristiano vi salutano appunto con buona palamano a tutti. Ciao, buona domenica.